16 è un'associazione culturale che nasce a Prato a inizio 2016 e che si occupa di portare in città cultura fotografica. 16 perché quel numero è stato ricorrente nei giorni della nostra formazione, anzitutto proprio per il giorno che era il 16 febbraio del 2016. 16 erano anche i componenti della prima riunione, quando ci siamo appunto trovati per la formazione dell'associazione, e poi aggiungo che quando alcuni rappresentanti della nostra associazione hanno visto che cosa significa 16 nella smorfia napoletana, lì il gioco è stato fatto. In realtà non abbiamo motti particolari, però credo che il buon vecchio l'unione fa la forza sia quello che si addice di più. La nostra sede anzitutto è in via Genova, nella corte di via Genova, e quindi abbiamo dei vicini proprio fisici di casa che sono altre associazioni o comunque realtà che si occupano di portare l'arte contemporanea in città. Quindi i vicini più prossimi sono realtà come Studio Corte 17, Art Forms, ma anche Materia o Tribeca. Accanto a questi, che sono vicini prossimamente, abbiamo anche delle associazioni che ci sono vicine più per comunione di intenti. In particolare mi viene da citare Dry Photo, che è un'associazione fotografica storica della città di Prato, e quelle che ci sono vicine per affezione, quindi mi viene in mente Kina o Zappa, che sono due associazioni culturali presenti in città. Infine, se posso, menzionerei anche AFT, cioè Archivio Fotografico Toscano, che è una costola, diciamo, dell'assessorato alla cultura del comune di Prato e che raccoglie le foto di archivio della città degli ultimi 100 e più anni e che è stato praticamente sotto considerato da qualsiasi amministrazione ormai negli ultimi anni. I nostri obiettivi sono sicuramente quelli di portare delle proposte di alto livello, comunque di qualità, in città, ovviamente nel nostro campo, che è quello fotografico. Il primo progetto che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzato nel 2016 ed è stato quello di portare in città SlideLuck, che è un format che mescola l'arte fotografica in particolare con dei multimedia, con la proiezione dei multimedia e li unisce all'aspetto di convivialità del cibo. Il nostro ultimo progetto invece risale alla scorsa estate, nel luglio del 2018, e l'abbiamo chiamato Ultra, Cronache Inaudite, ed è stata una nottata all'insegna della fotografia e comunque dedicata all'immagine, perché durante questa nottata abbiamo allestito numerose mostre all'interno della nostra sede, all'interno di Corte Genova, di autori italiani e internazionali, accanto a incontri di presentazione di documentari, accanto a performance, a proiezioni notturne di un film, fino al risveglio all'alba con il suono di un violino, e una colazione tutti insieme in corte. Noi siamo nati con l'intento, con l'obiettivo di realizzare un giorno un festival di fotografia internazionale a Prato e speriamo che a piccoli passi arriveremo a questo nostro obiettivo. Diciamo che non abbiamo santi in paradiso. Questa è stata una domanda molto difficile. In realtà, essendo Prato una città così complessa, così articolata, così caleidoscopica, è difficile trovare un solo autore, un solo fotografo che la riesca a raccontare nella sua completezza. Quello che abbiamo pensato è più che altro una missione fotografica, come già ce ne sono state in passato, di autori che si concentrino, che concentrino, diciamo, la loro attività, la loro poetica. Riguardo ai cambiamenti ambientali, sociali, culturali, e questo è l'unico modo, cioè unire più voci per
per raccontare una città complessa come quella che è Prato. Fare rete è importantissimo, noi ne siamo l'esempio, perché quello dell'arte, in particolare quello della fotografia, è un mondo che altrimenti rischia di essere molto autoreferenziale, cioè si rischia di fare arte, si rischia di fare fotografia soltanto per se stessi. Facendo rete invece vengono amplificate le tue forze, viene amplificato il tuo messaggio. E ovviamente dall'altro lato ti apri a quello che è il giudizio degli altri e perché no anche alle critiche. Diciamo che la gioia principale è appunto, come dicevo, quella di vedere potenziata la tua missione, diciamo, le tue attività, perché ovviamente muovendosi in più persone. Questo avviene naturalmente. Dall'altro lato, la croce della nostra unione è quella di trovare poi una sintesi comune a quelle che sono le nostre proposte, cioè uscire da noi stessi, dalla nostra sede, con una voce unica. Beh, vogliamo restare a Prato perché vogliamo anzitutto migliorare il nostro territorio. E ben intesi, questo non significa il nostro territorio in senso stretto, ma inteso in senso molto più ampio. Abbiamo scommesso su una realtà come quella di Prato perché è una realtà così complessa, così unica nel suo genere e vogliamo vincere questa scommessa. Diciamo che tutte quelle architetture che riescono a far dialogare il passato, la tradizione culturale della città con la spinta verso la modernità, verso il contemporaneo, sono quelle che più apprezziamo. Se dobbiamo citarne alcune, per esempio la Biblioteca Lazzarini, con lo splendido restauro che è stato fatto negli anni scorsi, ovviamente il nuovo volto del Centro Pecci e in generale appunto tutte quelle architetture che hanno questa unione di passato e di presente. Beh, il solo fatto di avere la nostra sede in un vecchio edificio che era al centro di una produzione tessile la dice lunga sul nostro desiderio, sulla nostra volontà di legarsi al passato industriale della città. Il passato industriale che è un passato che ogni cittadino di Prato ha nei propri geni. La vera scommessa è quella di far passare anche attraverso la nostra attività, questo passaggio, questo cambiamento da industria, da patrimonio industriale a polo culturale, patrimonio culturale, che è un po' quello che invece contraddistingue la nostra generazione. Beh, Prato è una città contemporanea perché è una città che, nonostante le sue dimensioni, riesce meglio di altre a interpretare lo spirito del nostro tempo, il cosiddetto Zeitgeist. Sono molti i luoghi che vorremmo coinvolgere nei nostri progetti futuri. Se possiamo fare un sogno, se possiamo così sognare un attimo, un'idea possibile potrebbe essere quella di realizzare qualche tipo di intervento, qualche tipo di attività, perché no, una mostra, negli edifici del vecchio ospedale che sta per essere abbattuto, magari proprio nelle settimane immediatamente precedenti alla loro demolizione. Questa è una domanda molto particolare perché Prato è così unica che è difficile da gemellare con qualsiasi altra città. Se però vogliamo trovare un gemellaggio possibile, lo dobbiamo ricercare in tutte quelle città che hanno vissuto come Prato un passaggio crudo, con spargimenti di sangue, tra virgolette, da un passato industriale a un presente, a un futuro legato all'arte contemporanea. Quindi se dovessi fare delle proposte, sicuramente un gemellaggio potrebbe essere quello con città europee come Manchester, Anversa o Rotterdam.
Il desiderio per la città in questo preciso momento storico, in questo momento di attualità, è quello di non tornare a chiudersi a riccio su se stessa, così come è avvenuto nel recente passato. È anche vero che nel nostro momento storico le aperture non vanno molto di moda, però il fatto di rendersi conto di questa nostra originalità, di questa nostra unicità nel panorama così che ci circonda, è il primo passo per non ricadere in questa chiusura.